eravamo ragazzi, perché avevamo 25, 26 anni, 27, mi ritrovavo tutto questo terremoto addosso, ero solo. Per quanto svelto sia, ero solo sempre. Peppe si è accorto della mia solitudine. Ecco perché ti dico, non mi stupisce quello che ha fatto. Perché sai, lontano, andavo mai al giornale, andavo una volta all'anno a trovare Scalfari. I giornalisti poi non è che sono tutti uguali. E come sai, nei giornali non è che tutti la pensano nello stesso modo. E non tutti sono persone per bene. Quindi uno si può ritrovare anche in condizioni, come dire, di isolamento, sgradevoli, pesanti. Ecco, io Peppe l'ho conosciuto così, m'ha teso una mano. Si fa tanto parlare di, si parla tanto di metodo d'avanzo, c'è nessun metodo d'avanzo, cioè uno è un giornalista puro, c'è il suo mestiere. Se poi uno che fa bene il suo mestiere gli dobbiamo dire che è un metodo, diciamolo, ma sono fesserie. Lui lavorava come deve lavorare un cronista, andare in giro, fonti che tu vai nei giornali oggi e parli di fonti, ti guardano come un marziano, dico che cosa sono le fonti, è una parolaccia, è come se insulti la madre appena dici fonti, perché non sanno di che parlano molti dei nostri colleghi, no? Quindi fonti di primissima qualità, curiosità, rigore estremo, rigore che lo metteva in crisi, perché era molto violento con se stesso professionalmente. E poi una cosa che mi piace sempre raccontare, perché poi bisogna anche, che non riguarda solo Peppe D'Avanzo, riguarda tutti noi, cioè bisogna anche finirlo un po' con questi miti del giornalismo, nel senso che c'è quel giornalista X che sì, non è una persona molto per bene, è una carogna, però è un grande giornalista. Ma di che stiamo parlando? Per essere un bravo giornalista, prima di essere una persona per bene, sennò che cosa racconti alla gente? E i lettori lo capiscono, perché i lettori non sono fessi. I lettori non sono fessi. Perché ci sono i giornalisti che scrivono per i loro lettori, e Peppe era ossessionato dai lettori, dai suoi lettori, aveva i suoi lettori, e i giornalisti che scrivono per il palazzo. La differenza è solo questa dei giornalisti di oggi. Ma i lettori lo sanno chi scrive per i lettori, chi scrive per il palazzo. Quindi Peppe era, come altri giornalisti in Italia, era ossessionato dal fare bene il mestiere che si era scelto, perché poi proprio non ha avuto una vita facile professionale, pochi lo sanno, perché ogni volta che ne parlavamo dice: io ogni volta che mi alzo la mattina bacio la terra dove appoggio i piedi, perché sono un giornalista, ma lo sono conquistato. Però dice: sono stato disoccupato, ha chiuso Paese Sera, quindi ha avuto tutta una serie di disavventure da ragazzo che ad esempio io non ho avuto, quindi si è conquistato tutto. Poi lui è arrivato a Roma qualche anno prima di me, è stato assunto dopo a Repubblica, perché io ero già corrispondente giù in Sicilia, lui era collaboratore, ebbe una disavventura simile alla mia, perché no, poi... No, infatti è questa la cosa che... Se abbiamo fatto una carriera parallela anche fuori dal giornale, anche dentro, perché siamo stati arrestati tutte e due a distanza di un anno e mezzo. Per aver dato delle notizie comunque. Sì, sì, sì. Infatti una volta una delle mie telefonate a Peppe ho detto: ma raccontami questa cosa, perché ero molto curioso del fatto che Peppe era Paese Sera. Già Repubblica. Era collaboratore a Napoli. Sì, a Napoli pubblicò un grande scoop. Sul treno, sul Rapido. Sul Rapido 904. Sì. Raccontando come sapeva fare lui, però spostando l'ipotesi appunto su questo estremismo nero, sul fatto che si è fatto un Natale e lo arrestarono Vigna, Vigna ne ordinò l'arresto, e passò questo Natale, una cosa Natale, Capodanno lo passò in carcere,
e quindi abbiamo avuto proprio una carriera parallela. Attilio però ha avuto la sfortuna di finire proprio in carcere insieme a Lodato, questa è un'altra sfortuna per aver dato un'altra grossa importante notizia, raccontavano i diari di Calderone che raccontavano delle storie importanti della Sicilia in quel momento. Era l'88 e finirono in galera due giornalisti, Attilio per Repubblica, Saverio Lodato per l'Unità. Certo, Saverio potevamo pure lasciarci. No, e per cui una volta a Peppe chiesi, ho detto, ma perché non mi fai raccontare la tua storia del carcere, racconto pure quella di Attilio in questo momento in cui l'informazione, cose. E disse no, non sono questi i giornalisti, non devi valutare da questo il giornalista. E poi queste cose non mi va di. E io non dissi più nulla, cioè, sono rimasto così. Infatti, come vedete, né Peppe né Attilio né Saverio hanno mai cavalcato questa roba che ha per una notizia veramente importante in quel momento, in cui la magistratura però andava contro l'informazione e proprio per cercare di imbavagliarla. Ma raccontiamogli dentro. Allora poi la notizia, allora c'era, sì. Una Palermo nell'88 uccisero il sindaco in Sallaco, no? All'inizio dell'anno. E c'era un'informazione molto paludata, nel senso che c'era un giornale, il giornale locale, il giornale di Sicilia, il giornale della palude cittadina, le notizie non è che le dava, le nascondeva, poi se qualche altro giornale le scriveva, il giorno dopo faceva la smentita, era il titolo a sei colonne, ma la notizia era dentro. Soprattutto c'era un'area molto pesante in quegli anni, e ad un certo punto arrivò questo pentito che parlava di mafia e politica nell'88, perché parlava di Lima, dei cavalieri del lavoro di Catania, di un ministro che si chiamava Gunnella, e poi c'erano i diari di Insalaco con i buoni, i cattivi, i servizi segreti, gli amici di Andreotti, la finanza, Contrada, già 4 anni prima del 92 c'erano tutti gli elementi per decifrare quello che sarebbe accaduto poi. Insomma, Giovanni Falcone aveva l'inchiesta, Falcone non si fidava della polizia giudiziaria, quindi non consegnò a tutti il mandato di cattura, lo consegnò a pezzetti, cioè un pezzetto a una squadretta, un pezzetto a un'altra squadretta. Noi aspettammo l'alba di quel, mi pare l'8 marzo dell'88, appena abbiamo capito che tutti i mafiosi erano stati arrestati, tutti, erano 150, 180 in tutta la Sicilia, avevamo una buona fonte che si fidava di noi e noi avevamo il mandato di cattura completo di Giovanni Falcone e cominciamo a pubblicare appuntate questa cosa. Naturalmente c'è un casino, il procuratore della Repubblica allora era uno che non aveva mai arrestato neanche un ladro di galline da 3 anni e mezzo, il primo ordine di cattura lo fece per 2 giornalisti, che poi i giornalisti, sai, erano 3. Sì, terzo, c'era Ciccio Vitale che copiava sull'ora e gli hanno detto, sì, ma no, non si può fare. Sì, sì. Però la presenza di Peppe in un palazzo di giustizia o in un luogo ci faceva veramente temere, ci dava un po' di classe, cioè nel senso che era un po' di classe professionalmente, aveva una laurea in filosofia, aveva studiato seriamente lui, non come molti di noi giornalisti un po' di passaggio. Io, no? io ho studiato mentre lavoravo, per cui lui ricordo che prima di partire, ogni volta che partiva lui passava giornate, nottate a documentarsi, a fare un'istruttoria. Prima di arrivare su un posto stava 2 o 3 giorni a studiare tutto, leggeva tutto quello che c'era da leggere, si documentava in maniera straordinaria delle cose e poi arrivava sul posto. Quanti di noi, quanti giornalisti fanno oggi questo lavoro? No, che poco tempo dopo l'arresto di Totorina uscì il libro su Totò che avete fatto, che sia Attilio che Peppe fecero, ma documentatissimo. Pieno di dettagli che in poco tempo non si potevano. Ci siamo divisi il lavoro, io ho vissuto 6 mesi a Corleone,
praticamente, con quella borsa, ecco, che me la portavo pure a correre con una borsa. E poi dico perché Peppe invece fece un lavoro straordinario, perché lui andò ad ascoltare tutti i pentiti, tutti quelli che avevano cominciato a parlare, quindi con delle fonti buonissime che gli avevano permesso di incontrarli, ma tutti, Buscetta, Calderone, Mutolo, tutti. Che, sai, incontrarli in poco tempo, poi vivevano. Certo. E si presentò a casa mia, dovevamo scriverlo insieme questo libro, con un bellissimo capitolo che io non sapevo che lui fosse così bravo anche a sceneggiare i dialoghi, io non lo conoscevo così. Con un bellissimo capitolo sui dialoghi alla Favarella, quando una fazione di mafia cerca la guerra con l'altra, quindi anni di parlate, di mangiate alla Favarella. Ricordo che mi consegnò questo primo capitolo, faceva caldo, lui si mise a mangiare a casa mia, io mi lessi il capitolo, avevamo i primi computer, glielo feci sparire tutto, cioè rimase allibito, e quindi l'ha dovuto riscrivere. Non fece alcuna reazione? No, era troppo grave la cosa, non riuscì nemmeno a reagire. Era troppo buono? No, è rimase paralizzato, quindi abbiamo fatto quel libro nel 93, il primo libro che abbiamo scritto insieme, con lui. La storia della borsa, nacque in quel periodo perché io non usavo borse prima, perché se ti ricordi, ogni mattina al Palazzo di Giustizia, dopo l'arresto di Totorina, veniva il fratello, sì, Gaetano, Tanino, e c'erano 3.000 giornalisti che gli andavano addosso. Lui era 1,20 m, Tanino, e diceva sempre la stessa frase a tutti i giornalisti: tutti quanti siete non valete mezza unghia di mio frate. Così diceva, no? Diceva sempre la stessa frase ogni mattina, liberandosi dalla morsa di questi 80-100 giornalisti. Allora con Peppe studiamo la possibilità di distinguerci, quindi di non assalirlo, stare un po' in disparte. Certo, io la giacca rossa mi scucciava a mettere, o una giacca gialla o verde, quindi me ne stavo là dietro, sai, quelle colonne, sì, del, sì, con sta borsa, e giravo sempre. Certo, mi sarebbe piaciuto avvicinarmi là, e non mi avvicinavo. Dopo qualche settimana lui mi riconobbe da questa cavolo di borsa, che era un segno, come se fosse un avvocato. E così, e cominciai a parlarci. Io l'agganciai con la borsa. perché questi sono personaggi che quando vedono le borse. Cominciai a agganciarlo con la borsa, e poi lo agganciai, perché scoprì che aveva una macchina vecchia, aveva una vecchia Golf che gli si fermava sempre tra Palermo e Corleone, e quindi stavo giornata ad aspettare che gli si fermava. E gli si fermò un giorno e lo caricai. Quindi con Peppe, c'era Peppe quel giorno pure, quindi l'abbiamo aspettato, l'abbiamo caricato, e da lì ti arriva, anche se ci stai 2 o 3 ore, capisci qualcosa. Quindi è un giornalismo completamente diverso, che puoi avere la fortuna che te lo fanno fare, ma non tutti hanno la fortuna. Oggi, se dovessi ricominciare a fare il giornalista, certo non me lo farebbero fare, come vedi i ragazzi che lavorano. Cioè, vuol dire, giornali. C'è una qualità. C'è un altro giornalismo, no? Non dico una qualità, c'è un altro giornalismo. Io vedo i ragazzi che entrano nei siti internet, sono una catena di montaggio dell'informazione, non pensano a niente, entrano alle 9 del mattino, alle 7 del mattino, escono di sera completamente rincoglioniti, non pensano, perché sono là, vengono mal pagati anche, come sai. Per non parlare poi dei ragazzi che collaborano nei piccoli giornali locali. Qua c'è Giovanni, no? Che mi diceva prima, posso raccontare la cosa? Ho detto, ora ti faccio un pezzo, Giovanni. Dicevo, con un pezzo di 4 euro ho vinto un premio da 10.000. È una bellissima storia da raccontare, no? Ma cioè, il gruppo lo fa per questo? Il gruppo lo fa per questo, cioè, ti diamo la possibilità di vincere, no, poi un premio. No, ma quanti ragazzi ci sono come Giovanni, no? Che no, insomma, va in Calabria. Proprio di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una professione che, se sei mal pagato, se sei
non regolarizzato, se sei ricattabile, pensa a tutti i giornalisti, qua parliamo di Peppe, ma è giusto parlare attraverso Peppe dei problemi dei giornalisti, pensa ai giornalisti della Calabria, tutte le minacce. Sì, sì. Siamo visti con Ossigeno, con Alberto l'altro giorno, quanti sono? 163 quelli l'anno scorso, 184, non mi ricordo. Giornalisti mal pagati, giornalisti screditati, diffamati, editori alcune volte, non sto parlando solo della Calabria, in generale collusi, direttori, campieri, si chiamano campieri, bisogna dirle con i nomi, campieri che fanno solo gli interessi, hanno il frustino, il cavallo nei confronti come nel feudo. E appena trovi un ragazzo bravo, oppure bravo magari non può essere perché è acerbo, che vuole fare le cose, trovi altri tre accanto a lui che quelle cose non le scrivono e gli mettono la bomba alla macchina, gli mettono e gli mandano la lettera col proiettile. E siamo messi in Calabria, ragazzi bravi ce ne sono tanti, solo che dove scrivono? Dove raccontano le loro piccole grandi storie, che sono della Locri, della Piana di Gioia Tauro. Ecco, sembra che i giornalisti che contino di più oggi in Italia sono questi del gossip politico. Io non leggo un pezzo di gossip politico dal 1984, sono passati 28 anni, se c'è un fatto di politica serio me lo leggo, se trovo minchiate, come spesso si trovano nei giornali italiani, non le leggo dal 1984, quando ho deciso di non leggere più le minchiate.